Allora, eccoci qua, siamo in collegamento con Luca Scotto dell'azienda Santa Lucia. Santa Lucia è un nome di riferimento ormai sul territorio maremmano. Sono a Fonteblanda, quindi nel comune di Orbetello, però vantano una vigna spettacolare a dir poco sul Monte Argentario, magari dopo ne parleremo. E ciao Luca, tutto a posto? Come va? Sì, ciao Guido, bene, bene, grazie. Sono contento di rivederci perlomeno in questa maniera, almeno è già qualcosa. Bene, bene. Allora, diciamo, quest'anno la guida sarà realizzata a distanza, appunto, le visite quantomeno saranno realizzate a distanza. E abbiamo una specie di format per cercare di avere diciamo, più chiara le storie e l'evoluzione delle aziende, quindi abbiamo delle domande che ora ti farò per andare a scoprire bene la vostra azienda e come agisce sul territorio. Quindi ecco, più o meno, magari ecco, introducici Santa Lucia con la storia, i ruoli aziendali, eccetera. Sì, Insomma, come siete nati e dove andrete? allora Giulio, niente, Santa Lucia nasce praticamente in famiglia, quindi ci tengo sempre a dire che è un'azienda familiare, in quanto proprio incarna la famiglia nel vero senso della parola. Nacque tutto sul Monte Argentario, come anticipavi, dicevi te prima, dove i primi documenti di compravendita delle uve da parte della famiglia Scotto risalgono al 1898. Quindi 1898 è proprio il primo anno documentato, perlomeno, in cui il nostro bisnonno praticamente vendette le prime uve prodotte sul Monte Argentario. Un vigneto che tutt'oggi fa parte dei nostri vigneti aziendali, un vigneto tutto terrazzato a 300 metri sul livello del mare, che con orgoglio portiamo avanti sia come valorizzazione storica della nostra famiglia, appunto, che come anche vigneto che ci regala delle uve particolari che utilizziamo infatti su un vino in selezione, ad edizione limitata, che è Lanzonica in purezza, barriccata, eroica, prodotta proprio sul Monte Argentario dall'annata 2015. Quindi ecco, l'azienda è proprio familiare, quindi con il nostro bisnonno, poi il nonno, poi diciamo la svolta arriva con il nostro babbo Luciano, in quanto alla fine, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, decide di dar vita a Santa Lucia in maniera, diciamo reale, nel senso creando proprio l'azienda, il marchio Santa Lucia e l'imbottigliamento dei primi vini. A fine anni 70, da autodidatta, comprandosi i primi libri di vinificazione e fermentazione e comprando anche le uve da suo babbo, cioè ovvero nostro nonno, quanto nostro nonno non voleva che si iniziasse la produzione del vino, la produzione delle bottiglie, l'imbottigliamento e tutto quello che concerne poi la vendita e la commercializzazione, Immagino, invece. uomo d'altri tempi era un po' restio. Esatto, anche perché come allora succedeva, insomma, capofamiglia, padrone di casa, i vigneti erano curati da lui, da nostro nonno, e quindi diciamo decideva lui cosa farne. A nostro babbo, pur di iniziare, decise di se, come le vendi ad altri produttori, altre cose, le compro anch'io. E quindi col suo stipendio Certo. si comprò i primi attrezzi di vinificazione e le uve dal proprio babbo, in pratica. E così che nasce proprio Santa Lucia. Poi, dopo, negli anni a seguire, per mantenere il discorso proprio che vi dicevo della famiglia, mio fratello Lorenzo fa gli studi in agraria e viticoltura e enologia, diventa enologo a tutti gli effetti nel 1999 e quindi dalla vendemmia appunto del 99 è lui che segue in maniera diretta, in prima persona, tutto quello che è l'aspetto produttivo dell'azienda.
quindi dalla parte dei vigneti fino alla produzione del vino. Io mi affianco in maniera, diciamo, definitiva nel 2010, anch'io al termine degli studi in economia, ho fatto gestione piccola e media impresa e quindi mi sono poi dedicato alla parte commerciale e comunicativa dell'azienda. Questo, diciamo, è stata un po' una fortuna che a mio fratello gli piacesse il lato produttivo, a me quello commerciale. E siete trovati bene, non ci sono state liti in famiglia, diciamo. Esatto, ognuno porta avanti, diciamo, il suo ambito, sempre in condivisione e delle scelte, però insomma con poi la libertà di gestione, e questo insomma è importante, perché poi se sei due enologi o due commerciali, inevitabilmente ognuno ha la sua visione poi, esatto, relativa a una o l'altra cosa, ecco. Quindi ecco, i ruoli sono questi che voi ricoprite, sono quelli, diciamo, determinanti dal punto di vista quindi di gestione, quindi le due parti, la parte produttiva. E poi la parte commerciale, appunto, sono i due fratelli, siete voi due che vi gestite, vi muovete su questi due ambiti. E per quanto riguarda ora, per quanto riguarda invece avete, credo, un'accoglienza, quindi vi avvalete anche di altri collaboratori, immagino. Sì, certo, abbiamo sei persone comunque assunte in azienda oltre a noi, dove la metà di queste sono parte della lavorazione cantina, vigneto e tutto quello che poi è la produzione, mentre tre persone sono divise, due tra l'accoglienza in cantina per le visite guidate, il punto vendita, le degustazioni in azienda e il wine shop che è qui in cantina, ed un'altra persona che si dedica all'agriturismo, che comunque è diciamo poi la mia compagna, quindi si rimane anche lì sempre nell'ambito della gestione familiare, anche lì a 360 gradi, dove mia mamma, insomma nostra mamma tosca, e cura l'agriturismo insieme a Ottavia, che è la mia, diciamo, compagna, e quindi ecco, diciamo, poi si ritorna sempre al punto di partenza, insomma. Bene, bene. E dal punto di vista, ecco, ora andiamo un pochino più nello specifico, dal punto di vista produttivo, diciamo, io sono già stato da voi qualche tempo fa, ricordo benissimo la visita fatta con tuo fratello all'epoca, e sono stato da voi sì qualche anno fa, quindi nel corso degli anni è cambiato qualcosa dal punto di vista di conduzione agronomica, ci sono appunto, avete cambiato delle metodologie di lavorazione, e se ti chiedo se magari in futuro avete intenzione di assumere un approccio diverso in campagna, piuttosto quindi nella produzione, nella gestione del vigneto, a partire magari dal bellissimo vigneto terrazzato dell'Argentario. Allora sì, in questi anni, diciamo, un po' di variazioni e di modifiche nel corso degli anni ci sono state inevitabilmente, insomma, un po' perché cambiano anche le situazioni climatiche e storiche, ambientali proprio del territorio, un po' perché cambia nel corso degli anni anche l'approccio e sulla tipologia di vino da commercializzare, insomma per andare in bottiglia, sia sui certo gusti comunque del mercato, ma anche su una filosofia nostra che punta sempre di più, da quando siamo entrati insomma in cantina nuova dal 2010 in poi, che dove sei stato anche te, insomma, punta sempre di più alla valorizzazione del territorio, nella linea di vini, quelli diciamo più importanti, più rappresentativi dell'azienda. Quindi anche questo anche negli impianti nuovi che sono stati fatti, nei nuovi vigneti che sono stati impiantati, siamo sempre andati più a lavorare sui vitigni che sono tipici del territorio, che sono immagine e storicità del territorio Maremma, insomma della Maremma toscana. Abbiamo praticamente la fortuna di avere i vigneti
praticamente in quattro comuni diversi della provincia, perché abbiamo i vigneti nel comune di Orbetello, nel comune di Capalbio, nel comune di Monte Argentario e nel comune di Magliano Toscana. Quindi anche questo ha comportato nel corso degli anni una modifica nei metodi di produzione, andando a privilegiare in ogni territorio il vitigno adatto a quel tipo di terreno, ma anche di vino da produrre. Quindi diciamo sempre una maggiore attenzione alla conformazione geografica e geologica anche dei vigneti, in modo da cercare di tirar fuori il massimo da quello che hai. Allo stesso tempo anche poi in vinificazione andare a produrre nella maniera migliore quelle che sono le caratteristiche che vengono dal vigneto, in quanto noi lo diciamo sempre, insomma il vino si fa per il 60-70% in vigna. Certo. Poi una grossa parte, che comunque rimane quella della cantina, con le attrezzature, le metodi di vinificazione, la pulizia, la precisione, l'attenzione, il metodo e anche la tecnologia, perché comunque i tempi vanno avanti e bisogna guardare anche alle innovazioni tecnologiche che ci consentono di incrementare la qualità, non di fare cose strane o fuori dalla tradizione del territorio. Questo ci tengo sempre a dirlo, perché noi diciamo i tre cardini sui quali ci fondiamo sono le nostre radici, quindi ecco, il vigneto del Monte Argentario ha delle viti impiantate degli anni 40, anni 50, quindi le nostre radici, andare a produrre un vino in selezione da quel vigneto vuol dire lavorare tutte le terrazze a mano, ripristinare ogni anno muri a secco che col maltempo vengono giù, perché è normale gli smottamenti, le piogge, eccetera. Ma al tempo stesso la cantina costruita nuova nel 2010 ha tutte le tecnologie del momento, quindi tutti i controlli della temperatura, sia delle vasche che degli ambienti, allo stesso tempo i componenti che vengono utilizzati in vendemmia dedicati per tipologia di vino, quindi anche l'innovazione, questo è il secondo punto fondamentale nella nostra logica di produzione, e ovviamente che racchiude il tutto, le radici e l'innovazione, c'è il territorio. Senza La Maremma, quindi, no? La Maremma, che senza la quale Santa Lucia potrebbe essere un'azienda in qualsiasi parte del mondo, insomma, non è che invece il territorio è quello che tramite le bottiglie deve uscire fuori. Come influenza il territorio i vostri vini, no? Mi hai parlato di vigne sparse in comuni molto lontani, perché per chi non conoscesse la Maremma, la provincia di Grosseto, quindi la Maremma grossetana è immensa, è una delle province più grandi d'Italia, se non la più grande d'Italia, quindi le distanze anche sono immense. Sì. Sì, sì, sì. Infatti questo influenza intanto i lavori che sono impegnativi, perché comunque curare un corpo unico di vigneto, 40 ettari, per esempio, tutti nello stesso posto, comporta delle facilità logistiche e anche di costi di un certo tipo. Invece curarli in quattro comuni differenti ne comporta altri. Al tempo stesso questo però comporta un ventaglio qualitativo che va a comporre prodotti invece importante, perché magari riesce ad avere delle caratteristiche diverse tra loro anche su uno stesso vitigno impiantato nei comuni diversi tra loro. Magari ecco, faccio caso, per esempio quello che può essere il nostro Vermentino ha dei punti forti, anche perché dei vigneti ci danno più profumi, altri vigneti ci danno più struttura, più corpo, però meno spinta sul naso, quindi la combinazione poi tra loro dei migliori tagli rende un prodotto finito che sembra un blend, ma in verità è comunque monovitigno. Certo. Questo invece è un grande vantaggio, diciamo, che noi cerchiamo di sfruttare poi sui nostri vini. Quindi ecco, questo è una delle cose principali, oltre che
andare a piantare nelle varie zone il vitigno che più si adatta. Anzonica, per esempio, nella zona, esattamente. E ora voi mi hai detto che, vabbè, voi due, i due fratelli Scott, appunto, voi ricoprite i ruoli cardine di ogni piccola media azienda che si rispetti, ma negli anni vi siete anche rivolti a professionisti, enologi piuttosto che agronomi, e questo vi ha influenzato in un modo piuttosto che in un altro? Chi sono stati, insomma? Allora, certo, qualcuno, sì, 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 no. E se c'è qualcuno che anche ora vi segue dal punto di vista, insomma, di consulenze? Allora, fino a che Lorenzo, diciamo, non ha terminato gli studi, comunque con piacere ricordo e colgo l'occasione anche per ringraziarlo una volta di più, Marco Stefanini, che è stato, diciamo, l'enologo dell'azienda e che ha affiancato Babbo nella nascita, e che probabilmente, anzi sicuramente grazie a lui, insomma, l'Anzonica ha sempre fatto parte dei vini dell'azienda. È stato il primo vino prodotto insieme al Vermentino, in quanto comunque Marco credeva e crede fortemente in quello che è l'Anzonica come vitigno della Maremma, certo. Cosa che per fortuna negli ultimi anni è tornata anche in molte aziende, dopo un periodo comunque di abbandono del vitigno. Invece negli ultimi 2-3 anni c'è un forte ritorno sia di interesse che anche delle varie aziende a produrre Anzonica. Bene. Quindi ecco, Marco Stefanini è stata la nostra guida per tanti anni, che ha aiutato sia Babbo ma anche Lorenzo nel suo percorso di formazione, in quanto era suo insegnante all'agrario, e poi dopo comunque negli anni che affiancava Babbo, Lorenzo comunque lavorando già in azienda, perché insomma quando sei ragazzo sì, studio, che però insomma poi quando sei a casa sei sempre dentro le dinamiche dell'azienda. Certo, certo. Quindi senza dubbio lui è stato un forte stimolo. Marco Stefanini è un nome storico per la Maremma, ma non solo, insomma ha aiutato moltissime aziende ad emergere e ha aiutato proprio le aziende nel passaggio da attività agricola generica a un orientamento molto specifico verso la viticoltura. Insomma, questo c'è effettivamente da dargliene merito. Quindi vi ha ecco, insomma, aiutato nei primi anni. Esatto. Perfetto. E quindi, ecco, esatto, preciso. I vostri vini, ecco, sono molto legati al territorio. Lo stile di vinificazione, quindi lo stile che volete dare e che comunque nasce dai vostri vigneti, come è e come, diciamo, si è cambiato negli anni, e come appunto affrontate la vinificazione e la maturazione dei vini. Insomma, ora si va sempre più verso vini più bevibili, no? Si va verso più, c'è stata un'inversione di tendenza forse anche troppo estrema verso vini troppo magri. La Maremma non ha mai dato vini esili. Come affrontate voi anche il cambiamento climatico, piuttosto che il cambiamento anche di gusti nello stile di vinificazione aziendale? Sì, Giulio, guarda, questa è una domanda molto molto bella, perché ci dà modo di spiegare molto bene quello che è la filosofia nostra aziendale, ma anche penso l'interpretazione del nostro territorio, in quanto molto spesso capita dal lato mio commerciale di parlare magari con persone interessate ai prodotti eccetera, che però trovano, faccio un esempio, il Morellino troppo ruvido, troppo magari impegnativo tra virgolette. Allora, secondo me, quello che poi cerchiamo di fare in azienda, allora, l'equilibrio è un elemento determinante nei vini, soprattutto nel cambiamento dei consumi che c'è stato negli ultimi anni e nel cambiamento del gusto. Comunque il vino deve essere equilibrato, altrimenti, diciamo, quelle punte di eccesso portano, magari anche se non sono difetti, ma a creare
sgradevolezza, tra virgolette, certo, una non piacevolezza nel palato del consumatore più moderno, insomma, ecco. Però c'è una cosa di base, il Morellino è sangiovese. Noi, nei nostri 3 Morellini prodotti, 2 sono sangiovesi in purezza, e quello più giovane, quindi quello che dovrebbe essere comunque più facile, di facile beva, più di largo consumo, tra virgolette, è comunque sangiovese al 90%, con un 10% di Alicante, che è sempre vicino ormai a Luciano o Torre di Monte? A Luciano, esatto. A Luciano, che è il nostro Morellino più giovane, che fa affinamento solo in acciaio, è comunque il 90% sangiovese e un 10% Alicante, che comunque ormai vitigno è diventato, non dico autoctono, ma insomma, certo, quasi, perché in Italia si trova praticamente in Toscana. E quindi si mantiene comunque quello che è il territorio. Il Morellino è una denominazione tipica della provincia di Grosseto, della Maremma, la DOCG, quindi una denominazione tra le più importanti. È giusto che sia mantenuto, il nostro filosofia e punto di vista è ovviamente legata al territorio. Di contro c'è comunque da andare nella direzione anche del consumatore. Non è che può essere perché è maremmano, perché è sangiovese, allora deve essere ruvido, deve essere spigoloso, deve essere troppo strutturato. C'è da lavorare anche in quel senso lì. Quindi certo, noi, quello che è cambiato nel nostro approccio è comunque un'attenzione a quello che è il valore e le volontà anche del mercato, per l'amor del cielo, senza dubbio, anche perché se no si farebbe solo vini iconici che piacciono a noi produttori. Poi è sempre rischioso non andare dietro alle mode. Esatto, rimarrebbero poi in cantina, se vai dietro alle mode però rischi che poi una volta passata la moda il vino rimane in cantina uguale, quindi diciamo le scelte non sono facili, perché poi una volta che hai fatto il vino certo, le vigne durano, poi certo, certo, l'anno dopo lo può cambiare. Certo. Quindi diciamo, secondo me, quello che è da tenere di base è da dove vieni, il territorio e le radici, come si diceva prima, infatti, che sono i nostri focus. E al tempo stesso l'innovazione deve essere sia di prodotto, ovviamente, perché devi creare il prodotto che stia nelle regole del gioco, tra virgolette, però mantenendo quello che è il carattere territoriale, altrimenti crei vini anonimi poi dopo, che sono uguali comunque, dappertutto. Insomma. L'approccio vostro è stato quello anche magari di ridurre magari l'apporto di legno piuttosto che le lunghe macerazioni estrattive, eccetera, cioè lasciate molto... Allora, bravo, sempre spunti molto interessanti che mi danno una mano a spiegare, sei molto in gamba a darmi i ganci giusti, Giulio. Abbiamo cambiato anche qui la tipologia dei legni, non l'abbiamo eliminati o tolti del tutto. Certo, sono anche fasi che dipendono dalle capacità di investimento in quel momento dell'azienda o meno, quindi c'è anche questo da dire. Però, per esempio, abbiamo cercato negli affinamenti in legno del Sangiovese di andare a utilizzare quasi esclusivamente il legno grande, quindi botti di legno più grandi, in modo da dare un affinamento più dolce a quello che è il Sangiovese. Utilizziamo la barrica. Grandi in che senso? Che dimensioni? Grandi, diciamo grandi che può. Grandi per la Maremma, insomma, e per le produzioni anche nostre, certo, aziendali. Sono botti da 1000 litri, quindi da 10 ettolitri. Che rispetto alla barrica comunque è un cambiamento abbastanza importante. E poi ovviamente il cambiamento anche legato ai quantitativi, insomma, ecco, la botte da 1000 litri ci consente anche una flessibilità produttiva, per quanto non le riserve, altro punto che è stato focus del cambiamento nostro è che le riserve vengono prodotte solo nelle annate ottimali, in quanto diamo anche alla parola riserva il giusto senso, è una riserva perché quell'anno era giusto riservare parte delle uve particolarmente alte di livello ad un prodotto particolare. Quindi ecco, noi sui vini che fanno affinamento più prolungato al legno scegliamo l'annate più idonee. Se l'annata non è all'altezza
non lo produciamo proprio, la versione riserva. Quindi comunque c'è stato il cambiamento, è stato in questi sensi qui, nella tipologia dei legni. Barrique cerchiamo di fare i vitigni internazionali nei legni più piccoli, quindi nella barrique standard e anche nei tonneau comunque, e il Sangiovese quasi esclusivamente nella botte grande. Perfetto, e quindi ecco, di conseguenza abbiamo parlato della vinificazione, parliamo anche dei vini. Quali sono le caratteristiche dei vostri vini, oltre al legame stretto con il territorio? Cioè, cosa andate a ricercare? Qual è il vostro obiettivo? La ricerca della freschezza, o la longevità magari per alcune tipologie, o più ancora si ritorna verso la facilità di beva? Questo sia sui rossi, allora, che sui bianchi. Sì. Anche qui cerchiamo di rispettare quello che è il vitigno e la sua zona di produzione. Ovvero, per esempio, nel Brigante, che è il nostro Maremma, certo, Toscana Vermentino, essendo prodotto sulla costa, quindi tutti vigneti pianeggianti molto vicini al mare, andiamo a cercare quello che è la freschezza e la sua esplosività nei profumi. Quindi un punto cardine sul tipo di vino del genere da parte nostra è quello di cercare grandi note fruttate e floreali al naso, ma al tempo stesso comunque dare anche una buona struttura ed equilibrio in bocca, anche perché non ci piacerebbe che uno metta al naso il bicchiere, sente un gran profumo, grandi note fruttate, poi va all'assaggio e non ci rimane niente, insomma ci rimane solo il profumo. Quindi ecco, no, questo è uno dei punti focali nostri. Su i bianchi giovani, allo stesso modo l'Anzonica Santa Lucia, che è l'Anzonica affinata in acciaio, comunque lavorata diciamo in maniera, esatto, come i bianchi l'anno scorso moderni. Vino quotidiano premiato nella, esatto 2020. sì. Spesso insomma è stato premiato il vino quotidiano insieme al Morellino, e esatto, è grande diciamo soddisfazione nostra, perché poi un'altra cosa che ci piace molto è il rapporto qualità-prezzo dei nostri vini, quindi cercare sempre di rendere la giusta ratio tra la qualità e il prezzo. E quindi ecco, anche l'Anzonica vinificata in acciaio comunque deve rimanere un vino molto fresco e facile da bere, un'Anzonica anche qui che rispetta il territorio, ma che rispetta anche i gusti. Deve essere un vino che deve essere apprezzato da tanta gente, non pensare più all'Anzonica come quel vino troppo impegnativo, troppo tosto, troppo ossidato, troppo anche strutturato, che ha allontanato purtroppo tanto il consumatore. Poi, in delle produzioni limitate e senza compromessi, è giusto che ci sia anche la versione storica, che si trovi, che si assaggi per capirlo anche meglio. Però è anche giusto, diciamo, seguire le innovazioni tecnologiche e lavorarlo come un bianco giovane, insomma, da, certo, bere bello fresco, bello facile da bere. Allo stesso modo ragioniamo sui rossi giovani, che sono il Losco, che è un Maremma Toscana Sangiovese, il Morellino di Scanzano a Luciano, e comunque anche il Morellino Torre del Moro, che rimane una selezione di Morellino e Scanzano, però qui, essendo appunto una selezione prodotta in singolo vigneto, un po' più collinare, si va a tirar fuori anche un po' di sostanza in più, un po' di ricchezza, certo, un po' di longevità, certo, longevità che viene poi cercata nelle riserve, appunto. Concludo, poi finiamo un attimino, facendoti una domanda sull'Anzonica, appunto. Mi ha parlato, voi avete due tipologie di Anzonica, una vinificata in acciaio, una in legno. È magari in studio o in prospettiva la produzione di un'Anzonica magari più legata alle vecchie tradizioni, come mi diceva, la tradizione ossidativa o con macerazione sulle bucce, oppure ancora, diciamo così, è un progetto non in programma? Allora, diciamo che da come è ripartito per la domanda poteva sembrare che qualcuno ti avesse spifferato qualcosa, poi dopo diciamo siamo un po' nel mezzo. Allora, c'è in cantiere una versione ancora diversa di Anzonica,
Non è in quella direzione lì, diciamo, non è nella direzione dello storico, della macellazione sulle bucce, eccetera, però un'altra variante di Ansonica in cantiere c'è, vedrà la luce tra qualche anno, perché è stata messa in cantiere quest'anno e per la metodologia di produzione ha bisogno almeno di un paio d'anni o tre prima di uscire, quindi diciamo è in cantiere. Sembrava che un uccellino fosse passato da... No, non se... da è stata una domanda, sì, no, perché l'Ansonica è un vitigno che sta, diciamo così, prendendo posto dove tra l'altro secondo me gli compete, cioè fra i grandi bianchi della costa toscana e fra i grandi bianchi italiani, e insieme al Vermentino qui in Maremma appunto sta prendendo sempre più campo. Sono molte le aziende che stanno sperimentando sulle macerazioni, quindi pensavo a una cosa del genere, quindi però sento c'è un progetto, ne riparleremo allora fra un paio d'anni. Sì. Il progetto è cantiere, però poi sai, tanto dipende anche dai gusti poi personali dei produttori. A noi, certamente, diciamo personalmente, sia me che Lorenzo, la macerazione dei bianchi sulle bucce non, il risultato finale insomma non ci fa diciamo impazzire tra virgolette, ecco, no, esatto. Poi uno deve produrre i vini che più gli piacciono, perché poi così si riescono a vendere e a comunicare. E a comunicarli. Bravo. In maniera ottima. Sì. Esatto. Allora, esatto. Luca, io per ora ti ringrazio. Ringrazio l'azienda Santa Lucia e grazie di questa video intervista. E sperando grazie di poterci rivedere presto fisicamente, Sicuramente ci salutiamo. Sì.